Ciao, io sono Yuriko Tiger e oggi farò un'intervista insieme a Nefi Mag. Yay! Purtroppo è per via del fuso orario, ma anche di qualche chilometro dall'Italia, e devo fare questa intervista da remoto, diciamo così, e ne ho approfittato visto che oggi stavo facendo un cosplay da Fate Stay Night, in realtà FGO, che è un cartone animato e anche un videogioco per smartphone di Musashi. Non so se qualcuno mai la riconoscesse, ma comunque vabbè, ci sta, è perfetta così. Bene, iniziamo. Intanto grazie mille per avermi chiesto questa intervista, sono molto emozionata anche se sto qua a parlare da sola con la videocamera. Allora, iniziamo con la prima domanda. Come spiegheresti il cosplay a un bambino o a un anziano? Allora, mamma, io mi vesto da cartone animato. Come lo spieghi? In realtà è molto difficile. Il cosplay è semplicemente una passione dove tutte le persone che amano anime, manga, fumetti, videogiochi e molto spesso anche film si vogliono travestire, o meglio vogliono interpretare il loro personaggio al meglio, e si preparano trucco, parrucco e molto spesso anche il vestito da soli, la maggior parte self-made, se no li stanno comunque a ordinare, li ordinano comunque tramite professionisti o adesso grazie a internet li comprano tra eBay, AliExpress e cose simili, il proprio personaggio preferito. Diventare la più famosa cosplayer italiana in Giappone, qual è il segreto del tuo successo? Allora, io non definirei il mio un successo, semplicemente che è capitato di per sé, cioè io vivo con quello che mi piace fare perché era il mio obiettivo sostanzialmente. Però io sono partita 10 anni fa all'incirca per il Giappone e ho iniziato a girare per tutti gli eventi del fumetto appena arrivato. Io andavo a scuola e subito dopo studiavo giapponese e mi tenevo apposta il sabato e la domenica per andare in questi eventi. Quindi io me li stavo a cercare tra katakana, hiragana, i kanji, che all'inizio sono stati un inferno, e man mano avevo anche costruito i miei personali biglietti da visita, quindi cercavo di fare amicizia, cercavo di capire qual era l'evento più famoso in Giappone, come potevo scambiare contatti. Mi sono aperta a Twitter, ho iniziato a scrivere un blog in giapponese 10 anni fa, terribilissimo. Però insomma, l'importante, se vogliamo dire la chiave del successo, è intanto provarci, provarci, non avere paura e buttarsi, migliorare pian piano se stessi, cioè migliorare. Tipo i miei primi cosplay onestamente sono stati anche abbastanza orribili, non che adesso siano, a volte insomma ormai sono tipo bah, va bene, lo faccio ormai così. Però è il cercare di migliorarsi, quindi migliorare il trucco, migliorare le parrucche, migliorare i vestiti, e quindi alzarsi di livello. 3, utilizzare social network, perché è la cosa più importante in questo momento. Chiave del successo è anche cercare di capire cosa va in quel momento in quel paese. Insomma, farsi vedere è una buona occasione, ma anche cercare di essere rispettosi verso il prossimo e di capire un po' la cultura che si va ad affrontare, perché ogni paese, diciamo che anche culturalmente, è un po' diversa anche con il cosplay. L'importante è continuare, ma soprattutto farlo divertendosi, perché sennò diventa un inferno. Partire dall'Italia e seguire i propri sogni in un paese straniero, consigli per le ragazze e i ragazzi italiani? Studiate. Studiate, so che detto da me sembra una cavolata, perché sto studiando adesso l'inglese, tra virgolette, in modo serio, e sto ancora cercando di migliorare il mio giapponese, perché io non ho finito in realtà gli studi di giapponese. Però l'importante è arrivare qua con una base, non dire io sono italiano quindi parlo solo italiano, beh, ciao ciao, cioè sei fresco, allora oppure parlo inglese, se rimani fresco 2 volte. Quindi cercare di imparare, ma soprattutto anche aspettarsi, cercare informazioni su dove si va, perché tanti aspetti del Giappone per noi potrebbero essere scioccanti. Tutti abbiamo avuto una cultura shock venendo in Giappone, perché è l'esatto contrario dell'Italia, e quindi a volte stai lì a sbattere la testa con tipo non capisco perché fanno così, perché fanno così. Insomma, informarsi, YouTube e Google. Oltre allo studio, magari cercare di capire tra le proprie competenze
quello che si vuole fare, cioè che lavoro si vuole fare, se si vuole rimanere qui per sempre. Io propongo sempre una vacanza studio prima di buttarsi nel buco nero come ho fatto io, perché da lì capirai se vorrai insomma fare la tua vita qui oppure da un'altra parte. Vivere in Giappone, manuale d'uso in 5 punti. Pazienza. Pazienza, perché prima o poi vi perderanno. Noi siamo, gli italiani siamo così, fretta, no? Facciamo tutto improvvisamente, sappiamo improvvisare, ecco, ma in Giappone non si sa improvvisare niente, quindi se tu cambi, non lo so, anche solo la bibita, chiedi a un commesso voglio la Coca-Cola e poi dici no, ci ho ripensato, voglio la Sprite, quello poverino va in panico e tu dovrai avere pazienza e capire è sbagliato, è colpa mia, cioè è colpa mia, è una cosa diversa da noi, no? Quindi avere insomma tanta pazienza. Secondo, cercare di adattarsi alla cultura tatemae, che sarebbe il non dire troppo direttamente quello che si pensa. In Giappone non bisogna mai dire di no, cioè non si dice no, non esiste la parola no quasi. Si cerca sempre di fare un po' i giretti di parole per arrivare al succo della situazione. 3. Arrendersi e studiare giapponese. Come ho detto prima, tanti pensano di arrivare qua solo sapendo l'inglese, ma secondo me vi chiudete tantissime porte, tantissime possibilità di lavoro, e non arrivare in ritardo. Ecco, lo dico io perché oggi ho fatto un ritardo di 20 minuti. Mi stavano per uccidere, seriamente. Ok, non fare ritardo. Sono l'ultima persona che dovrebbe assolutamente dirlo, perché io questo vizio italiano dei ma sì, arrivo tra 5 minuti e poi sono 50, ce l'ho sempre. C'è. L'orario è importante. È importante perché lo sto dicendo io. L'orario è importante, quindi bisogna arrivare sempre almeno una ventina di minuti prima, non dopo, come ho fatto io stamattina. 5. Abituarsi agli spazi stretti ed essere minimalisti. Un'altra cosa che dico io e sembra sempre un po' una barzelletta, perché io sono piena di roba in casa e ho tutte le mie cose, anime, manga, DVD, action figures. Poi quando vieni qua proprio i tuoi soldi faranno ciao, quindi se vogliamo mettere anche un punto sesto è di stare attenti al proprio conto in banca. Un aspetto del tuo carattere che ami e quello che odi. Non lo so, io però cerco di vedere buono in tutto, cerco di non arrendermi anche se ci sono delle brutte cose, e quindi di trovare poi la possibilità, un motivo, una motivazione, dei nuovi progetti, qualsiasi cosa che mi spinge un po' ad andare avanti e fare quello che mi piace. Sostanzialmente si può dire che è una cosa buona. Invece la cosa che odio di me, essere troppo sensibile, cioè è una cosa un po', come si dice, è sempre un'arma a doppio taglio essere sensibile, quindi molto spesso ci rimango male per delle cose che sono la base dell'umanità, stronzaggine. E quindi l'essere sensibile a volte un po' mi porta a chiudermi in me stessa, a non parlare più di tanto e ad avere anche dei momenti un po' bui dove appunto io mi isolo dal mondo e Netflix e il mio gatto diventano i miei migliori amici per una settimana. Una ragazza o un ragazzo che dovesse iniziare oggi, su quali social dovrebbe puntare e perché? Allora, devo dire che in questo momento siamo un po' in una crisi, cioè siamo un po' in una crisi perché tipo io avrei detto Instagram fino a qualche poco tempo fa, ma il mio Instagram sta letteralmente morendo, il mio engage ogni volta mi dice perché non promuovi un po', promuovi tu ogni volta, però sicuramente Instagram è una galleria, quindi ogni suo social ha una sua funzione, è una cosa che tra virgolette sbaglio, ma lo faccio anche un po' apposta perché cerco di compiacere a tutti i miei fan, quindi a volte li uso un po' in modo un po' sbagliato, è quello di scrivere tanto, però Instagram alla fine è una galleria, quindi mettere le foto migliori anche se lo uso un po' come blog personale. Un altro, se volete puntare al Giappone o all'America, è assolutamente Twitter, qua tutti usano Twitter, usano solo Twitter, e quindi anche lì Twitter, separare la propria immagine da cosplayer con quella personale, non dire troppe cose personali con cui ti frequenti, chi ti baci, a meno che non vuoi fare un account di relazioni di coppia, te lo sconsiglio perché normalmente sia i cosplayer sia qualsiasi altra persona qua è una specie di idol, quindi a meno che il tuo pubblico non è solo italiano o occidentale, ma vuoi puntare al Giappone, cercare di capire cosa piace ai giapponesi, sostanzialmente quello. Quanto si può guadagnare con questo lavoro? Il mio lavoro in realtà non è solo fare la cosplayer, ma anche fare da modella, a volte vagamente un po' d'attrice, il talento televisivo
e adesso la youtuber e altre mille cose. Cioè, il mio lavoro in realtà è sempre intrattenimento d'immagine, perché il mio visto mi permette solo di fare questo, però è molto grande, no? È come se facessi un po' 5-6 lavori insieme nello stesso campo artistico. Quando però tu sei un talent, sei una persona di quelle che qua chiamano Geinoujin, o che stanno nel Geinoukai, che sarebbe proprio nel mondo dell'intrattenimento, io posso dire che in un giorno ho guadagnato 50.000 euro grazie a una pubblicità. Quindi puoi guadagnare tanto, tanto, molto molto, e come non puoi guadagnare niente. Ovviamente le pubblicità e le cose televisive sono quelle che pagano di più, ma ultimamente anche il supporto dei fan è importante, perché mi sono resa conto che a seconda di quali personaggi porto, quali vestiti porto, o se ci sono cose fetish oppure non ci sono cose fetish, ovviamente anche i soldi tramite i social, come possono essere un OnlyFans o Patreon, anche se io adesso OnlyFans non ce l'ho, e anche lì sono molto importanti. Però non è l'importante quanto guadagni, ma quanto tu investi, perché per fare cosplay, per fare tante determinate cose, anche il mondo di YouTube non è così semplice. Serve l'attrezzatura, paghi i cameraman, paghi i guest, paghi i costumi e le parrucche. Però è un costume order made, cioè un fatto su misura. I miei cosplay di Tekken costano dai 3.000 ai 4.000 euro, e se tu conti che l'affitto a Tokyo costa 1.500, fatti i tuoi conti. La carriera pregiudica l'aspetto sentimentale. Allora, io ho provato un po' tutte e due, nel senso che inizialmente mi è stato impedito di avere una relazione, quindi non ho potuto frequentarmi con nessuno per 5 anni. Subito dopo mi hanno permesso di dare l'ok, diciamo, di dire va bene, ho una relazione con qualcuno, a patto che non era giapponese. E quindi è successo. Però è successo anche che purtroppo ho capito che se tu ti lasci con qualcuno ci sarà sempre una schiera di fan che cercherà di difendere l'uno o l'altro. Quindi da una parte capisco molto di più i giapponesi adesso, quando non vogliono dire troppe cose personali. Sono pienamente d'accordo, sostanzialmente, anche se è un po' triste, perché a volte devi imporre la cosa che non è nessuno, non è nessuno, ma io sono il gatto. Però sì, potrebbe essere. Poi a un certo punto, arrivandolo un pochino più grandi, effettivamente comunque la gente non è che si aspetta che tu resti, non lo so, vergine per sempre. Quindi fortunatamente ho capito che semplicemente non lo vogliono sapere. Ecco, quindi non lo so, se avete un Facebook privato, ecco, mettete le vostre robe lì. Ultima domanda: se smettessi di essere Yuriko Tiger, quale lavoro vorresti svolgere? Io ultimamente ci ho pensato, e al posto di essere Yuriko Tiger vorrei essere un altro personaggio molto simile a quello che era Yuriko Tiger. Diciamo che ci sto già arrivando a questo passo. E quale lavoro vorrei fare? Piacerebbe tanto studiare comunque doppiaggio e recitazione proprio a livello professionale e non amatoriale, come sto facendo qualche lezione quando riesco, anche se da professionisti comunque manca il tempo. Quello che ti può dare una scuola sicuramente non è quello che ti può dare un insegnante privato, anche se prendo le lezioni da doppiatrice di Asuka io, quindi a volte sono tipo nori, come si dice, sono super emozionata. Però mi piacerebbe, oltre a fare un lavoro di voce o di acting, probabilmente lavorare anche dietro le quinte. In realtà sto già aiutando la mia agenzia a gestire degli eventi, a fare la produttrice di alcune cose, di alcuni prodotti per cosplay. Quindi in realtà ci sono un sacco di cose che mi piacerebbe fare, ma soprattutto penso che mi metterei molto di più nel mondo virtuale. Non lo so, una virtual youtuber, fare la produttrice, una virtual youtuber, fare la doppiatrice, non lo so. Insomma, farei tante cose, mi piace, basta che sia divertente e qualcosa di nuovo. Probabilmente un giorno smetterò di essere io e di aiutare magari qualcun altro, ecco. Bene, questo è tutto, grazie mille a Nefimag per l'intervista. Arigato gozaimashita! Kore kara mo yoroshiku onegai itashimasu. Ci vediamo in Giappone se si aprirà i ponti, si aprirà le barriere. Per tutti i canali social dove mi potete trovare è @ Yuriko Tiger su Twitter, su Instagram e anche su Facebook e YouTube in due lingue. Vi aspetto. APS, uso anche TikTok ultimamente. Anche TikTok è una cosa. Me lo sono dimenticato, cacchio! Anche TikTok era buonissimo per iniziare questa carriera. Vabbè, di cose da dire ce ne sono troppe, ma spero di avere un'altra occasione. Grazie, ciao! Matane!